Buongiorno a tutti. Sì, l'emozione è tanta. È una settimana che, da quando è arrivata l'ufficialità della squadra del mister, comunque sia l'emozione aumenta, però sono concentrato più su quello che dovrà avvenire in campo contro gli avversari. I convocati se li darà più tardi. Di solito si porta sempre un paio di dubbi fino alla domenica mattina. L'avversario lo conosciamo, lo rispettiamo, il rispetto avviene proprio perché studiamo ogni avversario, questa è una grande forma di rispetto, però siamo pronti. La squadra si è allenata non bene ma benissimo questa settimana, con massima intensità, e dunque siamo molto sereni. Noi tante volte pensiamo di portare più giocatori a ridosso dell'area e ne proviamo varie soluzioni. Tante volte i giocatori è difficile un po' convincerli, perché loro poi non hanno dei benefici personali. Però le soluzioni ci sono. Noi domenica ci siamo fatti un po' prendere dalla fretta, siamo andati dietro la partita, ai falli, alle perdite di tempo, dunque queste cose, su questo possiamo e dobbiamo sicuramente migliorare. E penso vi riferiate a Pedicone. Sì, il ragazzo è disponibile, è un'arma in più che abbiamo noi, visto che per quanto riguarda gli under abbiamo avuto degli infortuni da trauma e dunque ne abbiamo persi qualcuno, e dunque un'arma in più da poter sfruttare. No, i ragazzi stanno benissimo, ripeto, e tante volte voi vedete anche gli allenamenti. Noi come staff siamo molto fortunati perché abbiamo doppioni in più ruoli, questo è il merito del direttore che ha creato una rosa del genere. Dunque l'intensità è massima, anche una semplice partitella finale oppure un'esercitazione con la palla è allenante. Io sfido chiunque a trovare durante un allenamento un duello Ferrara-Sarau in questo girone, dunque questo ci facilita anche nel lavoro, perché non vai a lavorare sul singolo giocatore ma è la stessa partita che allenante, perché la qualità è tanta. Ma io sono abbastanza sereno, non mi preoccupa il fatto di prendere il posto del mister per domani. L'emozione è il fatto che questo avviene a Catania, quella che è, considero sì, in casa, considero casa mia, considero la società che mi ha dato celebrità, mi ha dato tutto, però sono sereno, so che dentro di me avrò parte dello staff, che dunque non credo ci saranno problemi su questa situazione. Allora, per quanto riguarda la parte dopo Paternò, forse con la Sant'Agata, forse, ma a livello difensivo, parlo non di reparto ma di squadra, qualcosa siamo mancati domenica a livello offensivo. Non credo che ci sia l'effetto down come tu dicevi, perché è impossibile, la tensione, l'attenzione, la maglia che vesti non ti porta a fare una cosa del genere. Credo che sia anche fisiologico. Poi è intervenuto anche il presidente Pellegrina, dove ha ribadito un concetto fondamentale, che a lui i record non interessano. Se dovessimo fare il capocannoniere, ben venga, ma l'obiettivo è il primo, è di vincere il campionato. Riguardo alla mia venuta a Catania, tutto è nato in pochi giorni. Io il mister Ferraro non lo conoscevo personalmente, però cercava un collaboratore, è uscito fuori il nome mio, e dunque con l'avallo anche del direttore sportivo mi sono ritrovato qua, che ogni volta che la nomino mi emoziono, dunque cerco anche di contenermi, dunque a casa mia, ripeto.
niente, questa scelta è stata del mister. Io penso di ripagarlo col lavoro, perché l'unico modo di dire grazie a chi mi ha dato questa possibilità è questo: lavorare in campo e fuori dal campo.